È appena trascorso un anno dalla scomparsa di Rocco Leva, l'anziano settantenne taurianovese del quale dal 1 luglio 2013 non si hanno più notizie. L'uomo era uscito di casa per comprare le sigarette e da allora non vi ha fatto più ritorno. Nonostante le ricerche e le indagini svolte dalle autorità competenti e da squadre di volontari, nonostante gli innumerevoli appelli lanciati da parenti e amici attraverso i media locali e nazionali, il caso non è stato ancora risolto. Ed il povero Rocco Leva sembra essersi dissolto nel nulla. L'uomo era conosciuto in paese come una brava persona che ha sempre dimostrato il suo attaccamento per la famiglia, anche se la sua vita era stata provata dai numerosi dispiaceri. Cosa può spingere una persona ad allontanarsi volontariamente da casa, facendo perdere ogni traccia di sé? Sono tante le supposizioni che si fanno di fronte a vicende come questa, dove l'assenza di indizi non fa altro che aggiungere ombre sul caso. Fino ad arrivare addirittura ad ipotizzare cosa potrebbe aver visto o sentito Rocco Leva di così grave, tanto da potergli essere costato la vita. Non rimane altro che continuare a sperare che l'attenzione sul caso non venga abbandonata, così da sciogliere ogni dubbio e giungere finalmente alla soluzione della vicenda che a distanza di un anno rimane ancora avvolta nel mistero.